Ancora pochi giorni a disposizione per gli amanti dell'arte per ammirare l'ottantina di opere fra dipinti, oreficerie, sculture e arazzi, risalenti ad un'epoca a cavallo tra il 500 e il 600, esposti a Palazzo del Monferrato di Alessandria nell'ambito della mostra Alessandria Preziosa, inaugurata lo scorso 21 marzo e che chiuderà i battenti il prossimo 6 ottobre dopo aver registrato un record di visitatori. Il capoluogo di provincia è stato all'epoca punto di confluenza fra culture eterogenee, luogo di incontro tra artisti provenienti da ogni parte d'Europa, per cui l'evento è stato definito un laboratorio internazionale che ha proseguito il filone iniziato nel 2019 con Alessandria Sculpita, dedicata però al contesto artistico in città fra Gotico e Rinascimento. In vista della chiusura della mostra Alessandria Preziosa, i beni artistici esposti, normalmente conservati in chiese, musei e oratori della provincia, torneranno alle loro abituali collocazioni, ovvero ad esempio accoglierà in un contesto di festa presso l'oratorio della Santissima Trinità e di San Giovanni Battista il crocifisso di Domenico Bissoni. Per questo nei giorni scorsi le restauratrici Claudia Maritano e Luisa Mazzano si sono recate in oratorio per sistemare la crocelinea di pregevole valore sulla quale verrà collocata l'immagine del Cristo. L'omonima confraternita intanto ospiterà domenica 29 settembre dalle ore 16 l'evento e il restauro del l'oratorio Vadese.